Domenica 28 maggio 2017 alla Casa Natale di Giotto sul colle di Vespignano a Vicchio del Mugello sta per essere presentato in pompa magna, come vedete, dal corteo storico del comune di Pontassieve, oggi presente con tamburi e chiarine, il libro Giotto, la casa e il colle di Vespignano, una produzione dell'associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Masso delle Fate. Insieme a me, oltre al presidente dell'associazione Giuliano Paladini, c'è con tanto di fascia tricolore Roberto Izzo, sindaco del comune di Vicchio, orgoglioso di avere fra le risorse del suo territorio, oltre che questa casa che è un po' il simbolo artistico di tutto il Mugello, anche un'associazione attivissima, perché dal giorno della Costituzione, dal 2005, ha stupito un po' tutti, perché non si è limitata alla mera proposta di mostre d'arte come sarebbe stato nella natura di un gruppo di artisti, ma ha dilatato questo orizzonte a 360 gradi ospitando in questa casa che il Comune ha dato incomodato all'associazione eventi teatrali, musicali, presentazioni di libri, pomeriggi di poesia e soprattutto tanta tanta aggregazione. Roberto Izzo. Sì, praticamente Borghini nella presentazione ha già detto tutto. Oggi comunque è un evento particolare che si inserisce nel 750esimo, nelle celebrazioni del 750esimo anniversario della nascita di Giotto. La presentazione del libro di oggi è un libro, tra l'altro io l'ho già visto, è veramente molto bello, fatto bene. Veramente sono molto soddisfatto di questo libro, così come sono soddisfatto di aver dato nel 2009 a questa associazione, che sono veramente personaggi che amano l'arte a 300, il Mugello a 360 gradi, ma direi in particolare il Colle e la Casa di Giotto, e quindi fu una scelta veramente giusta, oculata, e come spesso dico sono contento. Grazie Roberto. Allora, oggi è una festa, perché non si tratta solo della presentazione di un libro, ma è un libro che contiene tante informazioni storiche, biografiche, artistiche su Giotto, sul Mugello, sull'arte nel Mugello. C'è un po' tutta la filosofia che ha ispirato il vostro lavoro in questi 12 anni. Amare il Mugello, riscoprirlo, riproporre i suoi tesori artistici e culturali. L'associazione è nata per stare insieme così, per divertirsi un attimino, poi ci ha preso un po' la mano e questo libro è un pochino, alla fine, è il frutto veramente che non pensavo ad arrivare a questo, è l'amore per Giotto, l'amore per il colle, per la casa, è un grande amore per Giotto, un amore per Giotto che è un amore da sempre. Di Giotto si sono innamorati subito i grandissimi della terra di quei tempi, re, principi, papi, e via via tutti nei secoli dopo tutti si sono innamorati di Giotto, fino a noi, e noi abbiamo perso proprio la testa per Giotto. Quindi, prima di voi l'aveva persa anche Giosuè Carducci, che venendo in Mugello venne a visitare questa casa e perorò non solo il monumento che oggi si trova nella piazza Giotto a Vicchio, che grazie alla sua sottoscrizione iniziale poi fu realizzato in bronzo, ma auspicò che questa casa venisse ristrutturata e riaperta al pubblico. Io proprio spero che nel libro si trovi, si riesca a capire veramente l'amore per Giotto di tutti, perché dei soci, perché insomma, ecco, voi di artisti tutti dell'associazione avete strinsecato questo amore per Giotto in tanti quadri, ognuno di voi ha dato un contributo, ha fatto un omaggio a Giotto. Questi quadri saranno in esposizione da oggi fino a quando? Qua nella casa? 15 giorni. Cogliamo l'occasione per ricordare ai telespettatori gli orari e i giorni di apertura al pubblico. Sì, praticamente l'apertura sarebbe quasi tutti i giorni, perché noi su appuntamento basta telefonare, ci siamo sempre. Allora, mettiamo però, in sovrimpressione anche noi. Però l'apertura ufficiale sarà è il sabato pomeriggio e la domenica. E il sabato sarebbe 15-19, la domenica 10-13-15-19. Allora, nel libro ci sono anche tanti contributi, quelli istituzionali del sindaco Roberto Izzo, del presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e di tanti storici e critici dell'arte, fra i quali anche il professor Antonio Natali, che sta raggiungendo in questo momento Vespignano e che fra pochi minuti intervisteremo per i nostri telespettatori. Thank you.
Fra gli ospiti della manifestazione anche il professore Antonio Natali, che ha dato un contributo notevole al volume scrivendo quelli che sono stati da studente fino ad oggi i suoi rapporti con il Mugello, in particolare con il tesoro artistico che al di là di Giotto questo territorio racchiude in se stesso. Sì, in effetti pratico e frequento queste zone da molti anni, se consideri che erano gli anni appunto universitari. Qui venivo in queste terre bellissime, aspre, un po' come la mia Maremma, che sa essere aspra e dolce allo stesso tempo, per lavorare alle architetture che Cosimo, soprattutto Cosimo il Vecchio, aveva commissionato a Michelozzo. E nei documenti che potevo leggere allora si faceva riferimento non soltanto alle grandi dimore di Cosimo come Trebbio Cafaggiolo, ma si faceva riferimento alle tante case da signore e case da lavoratore che Cosimo aveva chiesto a Michelozzo di o progettare tout court o addirittura ristrutturare e restaurare. E questi viaggi sono rimasti impressi nella memoria, ma anche proprio nel cuore, perché sono terre insomma ricche di spiritualità. Ecco, quando si prende il sospetto che Giotto possa essere nato a Firenze invece che nel Mugello, io dico guardate le opere di Giotto e poi vi rendete conto che è nato in Mugello. Oggi si presenta un libro per certi versi stupefacente, perché è un libro accuratissimo, con traduzione in inglese, esaustivo, perché non parla solo di Giotto, ma ricostruisce tutto quello che c'è stato prima e dopo Giotto. Sembra impossibile che questo libro sia nato dalla volontà di un gruppo di artisti che si sono associati 12 anni fa solo per fare mostre e poi nel corso di 12 anni, come si dice, l'appetito viene mangiando e la curiosità, gli stimoli culturali li hanno portati a intraprendere un percorso di teatro, di presentazione di libri, di pomeriggi di poesie, oltre che le consuete mostre d'arte. Sì, c'è una grande vitalità culturale e credo però che anche questo risponda un po' allo spirito della terra. Una terra genuina, una terra franca, una terra che sa appunto essere anche aspra e che genera creature che sono in linea con queste peculiarità. Il libro è come posso dire, una specie di teatro popolare, dove sia il testo che le immagini che lo corredano proprio rappresentano la voce del popolo, perché più che un libro su Giotto è un libro sul Mugello. Il libro si conclude con una importante postfazione curata da Alessandro Sarti, un volto e un personaggio ben conosciuto ai nostri telespettatori, per tanti anni assessore alla cultura del comune di Pontassieve, poi operatore culturale a 360 gradi. Una postfazione importante, perché Alessandro? Ma è importante perché, prima di tutto perché appunto viene a chiusura di un libro così importante, e poi perché ho cercato davvero di dare voce a quelle persone che sono stati fin da subito, insieme al presidente Giuliano Palladini, i fautori di questa genesi, cioè gli ideatori di questo grande lavoro. E quindi ho cercato davvero, attraverso un'intervista, attraverso delle loro considerazioni, di racchiudere le emozioni e i pensieri perché li hanno portati a fare un lavoro così importante. Guardate, è un lavoro da non sottovalutare, perché... Dicevo prima con Antonio Natali, tu non eri presente, è stupefacente come un gruppo di volontari, di artisti che si sono riuniti per stare insieme, siano riusciti a realizzare, a produrre un libro così esaustivo, così ben curato anche dal punto di vista dell'editing. Beh, questa associazione è una delle tante associazioni, credo, che faccia invidia a tanti comuni. Io, il comune di Vicchio, ha questa grande fortuna e insomma, quando si ha delle macchine da guerra, scusate il termine, così poco veritiero rispetto alla loro capacità anche, diciamo così, sentimentale di lavorare, ma è davvero molto più facile riuscire a svolgere il lavoro di amministratore. Sono delle persone che, se prendono un impegno, lo mantengono e tengono aperto un luogo meraviglioso, quindi il Colle di Vespignano, proprio per dare ragione a questo grande artista. Alessandro, credo che per quelli della nostra generazione rivedere la scatolina dei pastelli Giotto sia un tuffo nella nostalgia emozionante.
Assolutamente sì, noi tutti ci ricordiamo queste matite a cera o queste matite di questo bambino che accoccolato per terra realizzava questa pecorella, questo, oppure mentre disegna il famoso O di Giotto, no? Ed è semplicemente anche questo, vedete, un luogo, che è un simbolo che caratterizza un'identità, in questo caso un'azienda importante di Firenze che ora si è trasferito nella zona industriale di Rufina, la Fila, ma caratterizza questo luogo. Credo che per questo motivo questo libro e tante altre attività che loro fanno possa essere davvero un grande motore di richiamo anche, diciamo, sotto l'aspetto anche professionale, ma anche sotto l'aspetto, diciamo, di quello che è il business, no? Per promuovere un luogo, ma allo stesso tempo anche un'azienda importante che dà lavoro altrettanto importante a tanta gente e che richiama uno degli artisti più importanti che fortunatamente è nato qui nel Colle di Vespignano a Vicchio. Si respira davvero il clima giusto per ricordare i 750 anni da quando in quel 1267 Giotto da Bondone nacque qua sul Colle di Vespignano, in un luogo che è stato straordinario, perché è un luogo che basta voltarsi, basta leggere il libro per rendersi conto come fin dalle più antiche ere ha favorito la presenza dell'uomo e dell'uomo di genio. Trovate voi una realtà nella quale nasce Giotto, ma anche nasce il protagonista del Rinascimento, il Beato Angelico. Vive i suoi momenti migliori, più felici, quel Benvenuto Cellini che sarà il padre dei Cesellatori. Solitamente un artista, e parlo davanti a tanti artisti, anzi Giuliano complimenti perché l'associazione ha fatto un lavoro straordinario da quando nel 2010 ha avuto la gestione da parte del sindaco Izzo di questo ambiente, è stato qualcosa di importantissimo perché ha rifiorito a vita e ha dato luce a quegli auspici. Ricordo il giorno dell'inaugurazione con l'allora, oggi scomparso, presidente dell'ente Cassa di Risparmio Speranza. Mi ero fatto parte attiva perché l'ente Cassa di Risparmio di Firenze ci mettesse soldi per la sua ristrutturazione. Ecco, gli auspici erano quelli che avete realizzato voi. E devo dire che in questo luogo così adatto per ricordare Giotto va pensato che tanti artisti raggiungono la loro fama dopo la loro scomparsa. Quante volte è la cronaca quasi tipica dell'artista che muore povero e che poi nel corso del tempo vede la sua arte che viene illustrata. Giotto no. Giotto, quando l'8 di gennaio del 1337 viene portato in Duomo per la sua sepoltura, è amato da tutta Firenze. Il Duomo si riempirà di gente, la sua cerimonia di ricordo sarà un momento che ancora le cronache della storia offrono, perché tanta era la forza della sua arte che si era ben affermata durante la sua vita. Ecco, oggi io sento che ricordiamo nel modo più umano, profondo e vissuto questo straordinario personaggio che dà il senso di una Firenze, di una Toscana, di una sua Vicchio, terre davvero privilegiate dalla natura. E noi con lui lo pensiamo 750 anni dopo come espressione della bellezza di luoghi, della umanità, di comunità che hanno fatto fiorire figure che rimarranno nella storia della eternità della civiltà umana, perché per quello che Giotto ha significato nella pittura e nell'arte, sicuramente oggi 750 anni dopo noi ci sentiamo tutti orgogliosi di aver potuto condividere con lui i luoghi che gli hanno offerto ispirazione.